Beh, questa sera è stata assai difficile. Abbiamo impostato una partita con due o tre ragazze fuori ruolo. Era un bel test per noi e questo inizialmente ci ha creato un po' di problemi di meccanismi in campo, nonostante l'avessimo allenato in settimana, ma chiaramente non giocando spesso in certe posizioni le ragazze erano molto in difficoltà. Poi nel primo set si è fatta male anche il libero Bertoletti, che ha avuto uno scontro fortuito con Giacomini, che ha preso una gomitata, quindi è andata a sangue, e ha dovuto uscire e purtroppo poi il primo set ci è scappato via alla fine, e ci può stare. E il secondo set abbiamo cambiato libero, quindi Zanetti, che era S2, mi ha spostato come libero, e ho messo dentro Marinoni, che l'ho tenuto fuori perché ieri ha avuto problemi ad allenarsi per via del ginocchio, ma nonostante ciò è riuscita comunque a giocare anche abbastanza bene. E poi avevamo Basalari spostata come opposto e Giacomini spostata come S1, pertanto devo dire che sono state anche abbastanza brave. Il secondo set purtroppo siamo partiti via bene, dopo un certo punto ci siamo fatti raggiungere, abbiamo fatto un po' di confusione. Qui ancora una volta il palleggio ha fatto a mio avviso delle scelte improprie, sovraccaricando un po' Marinoni, che non era e non poteva essere la solita, con ripetuti errori in attacco, quando avrebbe magari dovuto sgravare e alzare un po' di più agli altri attaccanti. Su quel frangente loro ci hanno superato e poi siamo andati ai vantaggi e hanno vinto loro. Il terzo set siamo partiti ancora uguale, con Marinoni come S2. No, avevo spostato a quel punto lì, ho spostato Giacomini, o che l'ho rimessa al suo ruolo come opposto, ho spostato Sonia come S1 e Marinoni come S2. In centro ho messo dentro Rebecca come C2 e come C1 è sempre Tomasi. E lì abbiamo cominciato a essere un po' più ordinate, e ne siamo venuti fuori bene e abbiamo anche cominciato a inalare un po' più battute, che fino ad allora siamo sempre stati un po' in difficoltà, cioè abbiamo commesso molti errori al servizio. Quarto set, ho chiesto a Marinone come stesse, mi ha detto bene, pertanto ho chiesto a lei di battere in salto spin, e quindi ho sgravato Sonia sul salto spin, ho detto di battere in salto con lei, e diciamo che Marinoni come al solito ha fatto la differenza quando andava a battere. Quinto set ho cambiato ulteriormente, e quindi ho riportato Sonia in centro e ho voluto vedere un attimo Turina, volevo riportare dentro Turina per capire un po' se riprendeva fiducia in se stessa, e così è stato, perché è entrata, ha giocato bene, è stata propositiva, protagonista, non si è mai tolta dal gioco e ha fatto anche dei buoni punti, pertanto era importante ritornare a vincere dopo due sconfitte, ma soprattutto con annesse tutte queste difficoltà devo dire che sono state molto brave e io sono soddisfatto.